Stasera la serata finale del nostro progetto che abbiamo rivolto a dei ragazzi che hanno alcune abilità e alcune disabilità, proprio come ognuno di noi è abile a fare delle cose e non abile a fare delle altre. E in questo concetto di uguaglianza formale ma anche sostanziale abbiamo goduto di questa esperienza. Questi ragazzi hanno raccontato quello che hanno imparato, quindi un'iniziativa che non è fine a se stessa, un'iniziativa seppur virtuosa che non rimane nella propria sfera individuale, ma un'iniziativa e un progetto che è durato un anno intero, un progetto che ha visto delle iniziative e delle attività laboratoriali in cui i ragazzi hanno imparato a fare qualcosa e soprattutto ad autodeterminarsi. Questa è la libertà, la capacità di autodeterminazione. E questi sono i risultati che noi abbiamo raccolto, monitorato, analizzato con tutte le figure professionali che ci hanno aiutato a capire i loro comportamenti, le loro reazioni, affinché possiamo dare delle risposte da cittadini, ma anche come politica attiva e sana, ci creano il presupposto per continuare a lavorare e progettare, ma soprattutto fare, perché è la buona volontà che muove le montagne. Noi possiamo, ognuno di noi, contribuire a migliorare il mondo che ci circonda. Grazie a tutti, grazie alle famiglie che si sono affidate e che hanno pianto di gioia con noi questa sera. Grazie a tutti i partner, profit e no profit, che hanno dato dimostrazione che il mondo del terzo settore e questi finanziamenti che sono a disposizione pubblici per iniziative di pubblica utilità possono essere il motore vincente per attivare la microeconomia, per generare posti di lavoro e per dare risposte di prossimità ormai così urgenti. Il terzo settore ormai ha un ruolo fondamentale nello sviluppo e nell'espressione dell'economia dei territori, quindi questo progetto Disability Pro è durato un anno e ha dato dimostrazione di come il terzo settore può anche attivare la microeconomia del territorio, può dare sostegno, creare innovazione sociale all'interno del territorio dando nuove opportunità di lavoro, di innovazione sociale, quindi dare degli esempi di cambiamento di come i servizi di welfare del territorio pensati dalle pubbliche amministrazioni possono essere coadiuvati, pensati assieme alla cittadinanza attiva, alla società civile che si attiva, che partecipa e che vuole dare il proprio contributo. Quindi noi insieme a tutti i partner che ringraziamo, insieme a tutte le risorse umane, le figure che hanno pensato questo progetto e l'hanno reso possibile, abbiamo voluto dare questo contributo per aggiungere nella comunità un valore che non c'era. Abbiamo voluto lasciare un segno per dimostrare che si può fare sempre qualcosa di nuovo e c'è bisogno dei cittadini per farlo. Non bastano le pubbliche amministrazioni, c'è bisogno della cittadinanza attiva che si adoperi e che dia il contributo e venga messa al centro.